Sulla questione dei 37 precari dei centri servizi per il lavoro, il cui contratto attualmente è sospeso, la provincia di Nuoro è decisa a procedere di sua iniziativa ed è pronta a rinnovare i contratti col personale. Questo al fine di dare a un servizio fondamentale la continuità che merita. È quanto comunica l'assessore provinciale al lavoro Giuseppe De Sena al suo omologo regionale Mariano Ignazio Cuntu. La provincia di Nuoro, nelle more dei tempi necessari affinché si definiscano tutti gli step amministrativi per il loro trasferimento presso l'Agenzia regionale del lavoro, scrive l'assessore De Sena, è pronta a rinnovare i contratti dei 37 precari dei centri servizi per il lavoro, previa comunicazione di trasferimento delle risorse necessarie. Nella missiva si ricorda che con una nota protocollata in data 5 maggio, l'assessorato del lavoro della provincia ha ribadito la piena disponibilità al rinnovo dei contratti. Ma ad oggi non c'è stata alcuna risposta dalla Regione. La drammatica crisi economica e i relativi riverberi occupazionali non ammettono pause nella lotta alla crisi occupazionale, continua la lettera inviata all'assessore regionale Cuntu. Sarebbe molto grave sottovalutare l'importanza dei servizi al lavoro erogati dalla provincia, così come sottovalutare l'apporto dei 37 operatori. Infatti negli uffici dei CSL, ricorda De Sena, passano ogni anno migliaia di disoccupati, inoccupati, fruitori di ammortizzatori sociali, datori di lavoro e gli uffici si occupano dell'accoglienza e della presa in carico, dell'orientamento e dell'individuazione di corsi di formazione professionale, fino all'inserimento mirato, nonché alla promozione dell'autoimpiego. Gli operatori dei CSL sono precari da 10 anni e negli ultimi tempi la loro posizione è stata oggetto di una serie di norme statali che hanno reso più complessa la loro stabilizzazione. Anche la norma regionale che stabilisce il trasferimento degli operatori all'Agenzia regionale del lavoro ed esclusivamente per l'anno 2013 richiede tempi lunghi, da qui la decisione della provincia di procedere in via autonoma.